Ragazzi, prima che inizi il video, volevo ringraziare ognuno di voi per il supporto che continuate a darmi ogni giorno, perché è solamente grazie a voi che noi siamo arrivati fin qui. E che dire, non voglio dilungarmi oltre e vi lascio al video. Ciao! Ah, finalmente un po' di relax. Ho davvero la testa a pina. Per tutto il giorno non voglio vedere più un libro. Adesso, anzi, sai cosa faccio? Mi vedo un po' di televisione. Aspetta un attimo, prima vado a prendermi qualcosa da mangiare. Vediamo cosa sta da mangiare. Cosa? Ma perché il frigo è quasi vuoto? E poi chi ha messo tutti questi libri? Vabbè, dai, fa niente. Adesso mi preparo qualcosa da mangiare. Anche la pentola c'è. Cosa? Ma cosa ci fanno qui questi libri? Io volevo solamente qualcosa da mangiare, mi trovi i libri. Oh, ma guarda un po', questa scuola mi perseguita. Già, Remo, questa scuola è proprio fastidiosa. Ma tu hai mai pensato come sarebbe questa scuola se non esistesse? Bella questa maglietta, adesso me la vado a trovare. E che bello, mi sta davvero bene. Così sta ancora meglio. Ti can fare van salanto a dire vanto utara con un tututu tututu aggio bambù. Questo gioco, come vedi qui in questi tre bigliettini, consiste nel farti tre domande e tu devi rispondermi. Allora, la prima: qual è la capitale della Spagna? Madrid. Poi la seconda: in che anno è nato William Shakespeare? Nel 1564. Brava. Vediamo l'ultima: qual è la radice quadrata di 81? 9. Bravissima. Allora, Elena, rispondimi a queste tre domande. Allora, qual è la capitale della Spagna? Facile, New York. Poi, in che anno è nato William Shakespeare? 500.046. Bravissima. Poi, l'ultima domanda: qual è la radice quadrata di 81? Facilissimo, 82. Bravissima. Evito 50 centesimi e con questo vatti a comprare qualcosa e portami il resto, ok? Questo è il resto di 50 centesimi, 5 euro. Grazie. Pronto? Remo, basta non fare niente, devi muoverti, pulisci tutta la casa, ci siamo capiti? Meglio che la scuola esista, lo sai perché? Primo, perché è lì che noi impariamo a leggere, a scrivere e diventiamo intelligenti. Secondo, è lì che incontriamo tutti i nostri amici. E terzo, almeno andando a scuola non rimaniamo chiusi in casa. Ragazzi, anche questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video dove volete voi. Seguitemi su Instagram, vi scrivo il nome della pc qui sotto. E che dire da me e mia sorella, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.